Eccoci qua, io per la prima volta e unica di questa sessione cito un uomo. Alessandro Bergonzoni ha detto una cosa che mi sembra studiata per quello che sta succedendo. L'arte è a prescindere da chi la fa. L'artista è chi si tiene pronto a captare le frequenze dell'arte. Possiamo essere tutti artisti se alziamo le antenne. Mi sembra una frase meravigliosa scritta per descrivere esattamente quello che vogliamo fare, non questa sera, ma che vogliamo fare con questa biennale. Quindi è una sintesi perfetta della necessità di alzare tutti le antenne, di farci antenne e di iniziare a costruire insieme qualcosa. Costruzione, architettura. Costruzione, voglia di ascoltare, immaginare, consolidare e realizzare. Una donna come Simonetta Cenci, che oltre che essere una grande architetta è anche l'assessore all'urbanistica di una città che, a parte il fatto che io amo molto Genova, ha una struttura tale per cui l'urbanistica è un po' più complicata che nel resto del mondo, perché c'è questa strada che l'attraversa in due e che è impossibile costruire diversamente, quindi è abbarbicata tra il mare e le Alpi marittime, ha una conformazione particolarissima. Quindi essere già a Genova è una cosa complicata, un po' come da queste parti. Qui abbiamo una città, Reggio, che anche lei, non come Genova, però anche lei è costruita in verticale, va sulle altezze più che svilupparsi in orizzontale, mentre Messina è più sviluppata sulle pianure. Creare un ponte, alzare le antenne, che cosa significa oggi? Che cosa significa qui? Allora, sì, le parole che hai citato sono le parole di quando, del mio primo discorso da assessore a Genova. Reputo che il lavoro che ho fatto a Genova è stato quello di entrare in una realtà nella quale io ho sempre vissuto, ma ho sempre vissuto un po' da esterna, un po' da cittadina che viveva a Genova, ma ho sempre lavorato in giro per l'Italia e per il mondo. Mi sono ritrovata a occuparmi della città in modo completamente diverso, perché l'ho conosciuta in maniera diversa e l'ho analizzata in maniera diversa. In più mi sono trovata in un quinquennio in cui penso che è mancato solo diciamo l'invasione delle cavallette, perché abbiamo avuto due mareggiate, è caduto il ponte e ne parlo proprio per questo, il Covid, qualsiasi tipo di cosa. Mi sono ritrovata a studiare quello che erano le peculiarità, le potenzialità della città nella quale avrei sempre voluto fare qualcosa, ma non, come progettista non è mai stato permesso. E quindi mi sono trovata da progettista tecnica, non politica, perché io non sono arrivata lì per politica ma per tecnica, a analizzarla in maniera completamente asettica, senza nessun tipo di coinvolgimento appunto politico. Quindi il discorso che faceva la nostra collega prima. E quindi mi sono trovata in una giunta che sono stata chiamata perché mancava la quota rosa e mancava la quota rosa e mancava l'urbanistica, quindi sono stata messa in un luogo che ho riequilibrato o disequilibrato probabilmente tutta una modalità di un primo mandato che era ancora in costruzione. E ci siamo trovati in una situazione in cui improvvisamente il ponte mancava, perché è caduto il ponte il 14 agosto. Noi stavamo progettando come provare a rigenerare la nostra città, riqualificare una zona come quella, peraltro, dove poi è caduto proprio il ponte, oltre a tutte le altre, ed eravamo nel frattempo però riusciti a rilanciare una serie di operazioni di valorizzazione della città, come il Porto Antico, come il Waterfront di Levante, come il Centro Storico. Siamo riusciti a fare una serie di progetti in un anno che poi abbiamo candidato al PNRR, siamo riusciti a recuperare centinaia di migliaia di milioni, quindi è stata una roba, centinaia di milioni, quindi siamo una città che in questo momento ha 8 miliardi da spendere. Quindi, però, tornando al discorso del ponte, ci siamo trovati senza il ponte. E quindi la nostra trasversalità, perché la nostra città è una città assolutamente longitudinale, che però in alcuni punti deve essere connessa obbligatoriamente, allora cosa abbiamo fatto? Ci siamo creati un'alternativa alla strada e siamo andati a creare una strada sul porto, andandoci a
rimangiare un pezzo di porto e ricreare quella che poi è stata chiamata la strada del Papa, e a vedere come la città senza ponte poteva eventualmente sopravvivere, e non sopravviveva, perché nel frattempo ne avevano bisogno di almeno 2 anni per costruire il ponte. Anche perché, per chi non lo sa, c'è un fiume sotto il Polcevera, certo. Quindi è difficile passare dall'altra parte. Certo. E quindi quando la notte del 14 agosto è caduto il ponte, era appena caduto il ponte, noi ci siamo trovati con la città divisa in due, l'unica cosa che abbiamo pensato è stato: lasciamo aperta la metropolitana, che tutti ci hanno sempre preso in giro perché è un'unica linea, che però è l'unica linea che collega trasversalmente la città. E quindi quella è stata aperta per 2 mesi di notte per far sì che la città e i cittadini potessero essere gratuitamente connessi attraverso questa unica linea di connessione. Quindi in realtà il ponte, che qui manca perché è vero che manca, nel senso che ti viene automatico dire perché non l'hanno connessa, però in realtà la connessione può essere comunque, come nel nostro caso abbiamo creato questa via, che è una via che è stata una via temporanea, e chiaramente qui è stato già studiato in tantissimi modi con tutto quello che sono i trasporti su nave eccetera eccetera, però è necessario connettere i due territori, che sono due realtà. Io non le ho vissute come voi che ci abitate, come voi che le vivete molto, però non so se e quanto il ponte sia obbligatorio. Ecco, questa è una mia idea. Io penso che sia necessario la interconnessione tra i due territori. Nel mio caso era una cesura, è sempre esistito, quindi era necessario. Poi non era un'infrastruttura, era un pezzo di autostrada, è un modo per evitare di entrare a Genova, e quindi anche questo aveva i suoi pro e i suoi contro. Quindi il non ponte, nel caso mio la strada del Papa, piuttosto che appunto altre connessioni, noi abbiamo valorizzato quello che avevamo, quando prima non ci avevamo neanche mai pensato. Quindi io non sono assolutamente pro ponte in questo caso, devo dire. Chiaro, sarebbe molto più comodo. Però poi si viene a creare l'effetto sopraelevata, quello di cui tu facevi prima riferimento. Tutti mi hanno sempre chiesto: ma perché non tirate giù la sopraelevata? E io rispondo: una volta che c'è, è difficile tirare giù una sovrastruttura di quel genere. Perché è vero che passandolo entri nei salotti delle signore che abitano lì, o traguardi una serie di vite interne, eccetera. È vero che potrebbe diventare una high line per la nostra città. È vero che potrebbe diventare un nuovo tratto ciclo pedonale. È vero che potrebbe. Però comunque esiste, e toglierla devo dire che è altrettanto difficoltoso che ricostruirla. In effetti le infrastrutture sono. Prego. Le infrastrutture sono sì fisiche, ma sono innanzitutto mentali. E io credo che Francesca Morace, che dire chi è Francesca per chi non la conosce è lunghissimo, ci vorrebbero 2 panel. Diciamo che è docente all'università, è architetta, poi è tanta altra roba, una donna solida, una donna importante. Il senso dell'antenna che ha stimolato Francesca quando si è inventata, ha voluto iniziare a ragionare in questo panel, probabilmente era proprio per andare oltre l'infrastruttura solita. L'infrastruttura, appunto, come un bene materiale, rischia di portare con sé solo alcuni concetti e di tagliare quelli più importanti. L'antenna non ha bisogno di infrastrutture, è un'antenna, ma il resto è wifi e testa. Quindi iniziamo da questo, dal concetto delle due sponde, per come tu da sempre cerchi di portarla avanti. Questo territorio in cui sono nata, vivo, a cui io ho voluto fare il ritorno, avendo avuto altri tipi di offerte, diciamo, di lavoro, rientrando dagli Stati Uniti, in Europa. E un po' l'ho raccontato stamattina dal punto di vista emotivo, quello che rappresenta per me lo stretto e perché in questo viaggio con Alfonso mi ci sono trovata, come dire, in termini totali.
ma perché queste due sponde hanno un fascino e un legame che va oltre quella percezione. Ne parlavamo anche ieri con Marc Paranino, quando facevamo il discorso, guardo questo paesaggio, mi sembra familiare, ma al contempo lo vedo dall'esterno. E perché questo miracolo che ti fa sentire contemporaneamente al centro di un luogo e contemporaneamente all'esterno di un altro. Ed è una posizione, come dire, di spazio particolarmente intrigante per chi come noi fa questo mestiere. Adesso poco conta se architetto, urbanista, diciamo, non voglio entrare nel merito delle categorie che ritengo non appartengono al senso, ma più o meno alle influenze, alle contaminazioni che poi ti spingono ad avere un'idea, un progetto. Quindi queste due sponde rappresentano uno spazio unico dal punto di vista, cioè, adesso potrei dire, immaginate il master plan dello stellare dello stretto, no? Dove inizia, dove finisce? È un tema, parlavamo di geometrie variabili, di frattali, questo secondo me è il luogo dove questo peraltro potrebbe assolutamente svilupparsi. Ma quando ho fatto riferimento all'idea di un confronto tra donne sulla logica dell'antenna, quindi della trasmissione immateriale di pensare, di diritti universali, di modi di essere, di lavoro svolto silenziosamente, ho pensato anche a qualcos'altro. Ho pensato, cioè, a quello che era stata anche la mia vita per combattere dei diritti sociali accanto al mio lavoro, no? Di docente universitario, di progettista. Due cose che mi sono sempre state particolarmente al cuore, avendo io scelto di vivere qui, di lavorare qui e di dare il mio contributo. Perché questo? Perché ritengo innanzitutto che quando hai la possibilità di dare voce a chi non ce l'ha, sia un'occasione irripetibile per mettere al centro anche questioni che sembrano che apparentemente non siano tue. Perché io, come Simonetta, come tante altre persone che sono in questa stanza, molti dei problemi li abbiamo superati. Cioè, noi a livello personale viviamo in un'isola felice, non abbiamo un problema di quote rosa, di autoreferenzialità, no? Perché noi pensiamo che l'intelligenza delle donne e degli uomini debba valere per quella che è. Eppure così non è. E chi di noi, chiedo alle donne qui presenti, molte colleghe, vedo medici, architetti, insomma, chi una volta nella vita non ha provato un senso di sconforto nel comprendere questo non sta accadendo perché io sono donna? Lo chiedo perché purtroppo è così poi nella vita. Allora, che cosa ho pensato in questo discorso, come dire, di universalità? Avendo la fortuna di poter portare avanti un messaggio, e il mio è sempre stato duplice, da meridionalista convinta e da italiana, oltre che da cittadina europea, perché ci tengo a dire che questo è un rapporto assolutamente orizzontale per me. E ho provato a pensare, e mi sono confrontata in questi ultimi anni, Isa faceva riferimento all'Expo del 2015, faccio un inciso che può sembrare banale, che però poi mi ha riportato alcune situazioni che sono state discusse qui in questi giorni. Nel 2015 io all'Expo di Milano sono stata premiata con Ada Colau. Beh, Ada Colau poi fa quell'interpretazione dello spazio dei superblocks di cui ieri ci parlava Parolotta. Allora, vedete che poi sostanzialmente le donne, parimenti agli uomini, direi, quando hanno la possibilità di esprimersi, producono sicuramente innovazione. Producono la stessa innovazione di pensiero perché
E riprendo una frase che ha detto Isa, che a me è molto cara, perché hanno una capacità generatrice e rigeneratrice scritta nel DNA. Cioè non è pensabile che la donna non abbia cura della città, e quindi mentre ci viene chiesta la cura della città e la città che cura, no? Non abbia quella stessa cura della città, perché sa che in quella città ci devono vivere i propri figli. E quindi pensa alla città dal punto di vista, non entro nel merito ovviamente, delle considerazioni di natura sociologica o della sociologia urbana, quindi la città luogo di conflitto, la città ovviamente luogo di diritti, dei diritti urbani, insomma, voglio dire, lascio queste citazioni che tanto ci appartengono al nostro costruito. Quindi ho pensato che poteva essere un'idea sfidante, una delle mie solite, come dire, di colpi bassi da poter giocare, e ho detto a Isa, ma perché non facciamo una provocazione di sistema? Perché non facciamo un manifesto politico che assuma nella città delle donne quella spinta a introdurre tutto ciò che oggi è la nuova questione urbana, e quindi gli spazi, i servizi, la dimensione del quartiere, la dimensione dello spazio pubblico della città, che è un tema ovviamente il grande tema, direi, della città, no? La costruzione della città pubblica. Ieri ha fatto un passaggio nel gioco, se immagina, Silvia Viviani su questo tema, no? Silvia ha detto, assessora all'urbanistica della città di Livorno, già presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, Silvia a un certo punto ha detto: immagina se io vorrei, no? Vorrei poter pensare al progetto dello spazio pubblico, della città pubblica. Quindi qual è la provocazione che poi ho messo in atto con un position paper nella nostra maratona dei diritti europei, quindi alla Commissione europea? Ho fatto confluire in questa, in questo, mi viene un termine che è napoletano, che non c'entra niente, non so perché, forse perché guardo Giovanni, allora dico, una sorta di sfrugulamento, no? Nel dire la città delle donne è la città del futuro. Perché? Dici, ah, perché? Ma tu fai un discorso... No, non è un discorso antagonista, non è un discorso di minoranza. Io non mi sento una minoranza. Io mi sento e sono una maggioranza. Voglio dire, se dovessi ragionare in termini demografici. Dico, ma perché il pensiero è che, partendo dalle esigenze vissute dal punto di vista del welfare urbano e della mobilità che le donne sperimentano quotidianamente nell'organizzazione casa, lavoro, relazione, figli, hanno, quella sensibilità nel già risolvere urbanisticamente molte condizioni della mobilità. Perché se è vero che la mobilità dipende dalla scelta migliore dell'intermodalità e delle reti infrastrutturali, beh, le donne questo esercizio lo fanno da sempre, immaginando qual è il percorso più conveniente per accompagnare i figli. Allora, voi capite che c'è nel nostro DNA una tassonometria fenomenologica, passatemi il termine, di una cosa estremamente banale, che è: ma come faccio a accedere nel miglior tempo possibile, nel miglior modo possibile, a tutti i servizi? Poi certamente dal punto di vista della capacità della città di erogare servizi, lì entrano in gioco tante altre considerazioni. Non vi vorrei incastrare nella vicenda nord-sud dei LEP, che peraltro, devo dire la verità, non è un problema, cioè è un problema non risolto da sempre, sta nell'articolo 117 della Costituzione. Pare che l'Europa ci abbia dovuto dire risolvetelo, non avendolo mai risolto noi. Quindi sostanzialmente è anche una spinta emotiva a un processo di cambiamento. Quest'alba della città che dipingiamo di rosa, perché
pensiamo, e quindi è questo rosa sfumato proprio dell'alba, del giorno, ma al contempo è anche un rosa di pensiero, che è la capacità ovviamente anche di leadership. Ecco, questo è un tema invece un po' più politico, perché la leadership al femminile è molto più, come dire, ridotta nel panorama della gestione delle città, no? Delle sindacature. Abbiamo pure una sindaca a Tunis, a New Orleans, così come l'abbiamo a Parigi, così come l'abbiamo a Barcellona. Però è diffusamente, come dire, meno accessibile in alcune parti del nostro territorio. Quindi ho provato a pensare quale può essere, quindi, in questa logica, il manifesto della città in 7 punti. E quindi ho detto, ma intanto può essere un manifesto di la nuova questione urbana. Ho messo in fila un po' di pensieri e ho detto, ma guardate bene che non è che perché è proposta dalle donne è una cosa delle donne, perché già all'agenda 2030 ci dice questo. L'agenda ci parla di questo. Cioè, noi siamo passati ovviamente attraverso una serie di step di natura politica, di natura, giuridica anche, convenzionale, ma anche di cultura democratica, di cultura democratica paritetica all'interno delle città. Perché quel principio di inclusione a cui noi spesso ci richiamiamo è un principio che deve valere per tutti, deve valere assolutamente per tutti, per uomini, per donne, per bambini, per bambine, per chi si trova in un posto sconosciuto e ha bisogno d'aiuto. Allora, questi elementi possono essere anche un discorso di aiuto alla decisione, una spinta alle politiche per la città. Oggi sentivo parlare della questione abitare il Mediterraneo, poi a un certo punto c'è stato un taglio specifico sulla casa, sulle abitazioni sfitte, sulle abitazioni, come dire, esistente però non abitate, sul patrimonio, che ha innescato ovviamente una serie di considerazioni per quanto riguarda il consumo di suolo, il dibattito sulla città esistente. Però io adesso vi faccio anche un'altra riflessione. Ma qual è l'ultima volta che il nostro paese ha fatto una politica della casa seria? Dopo l'865, dopo la 457, dopo la 513. Ma che è il problema del piano casa? Risolviamo questo problema. Cioè, parliamo di social housing, ma senza una politica, come dire, che possa prevedere il recupero dell'esistente. Cioè, mi ricordo De Carlo a Bologna, no? Antesignano del recupero della città e della mixité urbana, direbbero in altri luoghi. Quindi esistono una serie di condizioni che tutti noi pensiamo, ma visto che non ci ascoltano dal punto di vista politico, e allora facciamo, non voglio dire associazione, non voglio usare il termine, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto un'alleanza di donne che pensano al futuro. E in questo pensiero di futuro, ovviamente io ho dato il mio contributo per quanto riguarda la città, la politica della città, la politica del welfare, la politica della mobilità, ma la politica anche, passatemi il termine, della costruzione delle politiche pubbliche, e anche un po' quel senso di etica pubblica che è ormai smarrito dalla politica in quanto tale. Ecco, questa è stata una riflessione, e in questa riflessione noi ci siamo agganciate anche al New European Bauhaus, tema di cui pochissimo si parla nel nostro paese, e abbiamo voluto dare il nostro contributo all'idea di futuro, di benessere, di modo di intercettare tutto quell'immaterialità che le transizioni
ovviamente hanno messo in campo. Abbiamo fatto le donne il patto per i cambiamenti climatici, perché è un altro tema estremamente importante. Abbiamo voluto fortemente far capire che il futuro va costruito. Isa dice sempre il futuro del fare, il futuro è di chi lo fa. E allora dico, appropriamoci di questo fare del futuro, no? Ne parlavamo stamattina con Alfonso sul confronto sul tempo e sulla visione di Sant'Agostino del futuro. Allora, siccome è il presente, il futuro, c'è questa grande contrazione, no? Del resto, passatemi, la velocità e la derivata prima, no? Tempo, tra il tempo e lo spazio. Quindi è questo legame così forte con cui aumentiamo, si direbbe, alcune scuole lo interpretano come l'accelerazione storica. Noi viviamo questa accelerazione storica e quindi abbiamo perso i riferimenti, quelle traiettorie, quelle mappature. Stiamo cercando di decodificare esattamente quali sono le nostre mappe di pensiero, perché abbiamo delle direzioni ma ancora non riusciamo a capire qual è l'orizzonte. Eppure di questi temi ne stiamo parlando, ci stiamo confrontando. E allora questo è il senso: cercare di riflettere partendo da queste due sponde, riconducendo al pensiero della città del futuro e quindi all'esigenza per tutti gli abitanti, uomini, donne di religioni diverse, che diciamo di tradizioni diverse, e in questo senso è l'antenna sul Mediterraneo, trovare un sistema di meccanismo, un meccanismo che trovi al proprio interno il modo di tenere tutto insieme, perché non è facile, ma questa è una nostra missione. Allora noi abbiamo questa sensibilità perché abbiamo una visione privilegiata, siamo percettori e al contempo dobbiamo anche comunicare, partecipare, a volte anche convincere alcune amministrazioni e quindi svelare alcune verità, diciamo, che sono o non sono percepibili. Abbiamo parlato di mappe che mentono e a volte anche noi abbiamo, come dire, siamo stati fagocitati da meccanismi di menzogna. Ma nostro malgrado, no? Magari sposando un principio che poi ha nel tempo ha dato, come dire, tutte le controindicazioni, penso all'industrializzazione di alcune aree che non erano idonee, penso a alcune politiche che sono state fatte sui nostri territori di cui a prioristicamente si sapeva che non avrebbero riscontrato dei mercati, no? Le famose cattedrali nel deserto. Abbiamo, ora un altro termine questo che sta venendo molto di fuori, abbiamo polarizzato alcune discussioni attorno ad alcuni fenomeni di cui sapevamo già che probabilmente sul lungo periodo, quindi sull'incapacità di assenza di visione, avrebbero mostrato il fianco. Ecco, allora dico, la sfida e anche il punto di tessitura di quelle trame che abbiamo posto come gruppo di donne, ma non soltanto di donne, guardate, io dico di donne, ma ci sono tanti uomini che lavorano insieme, non è che essere donna o essere uomo. Il problema è che un'idea al presente è un regalo per il futuro e io credo che questa sia l'onda che dobbiamo cavalcare, un'idea al presente. Anche la biennale è un'idea al presente ed è un regalo per il futuro. Poi i diritti universali delle donne, i diritti universali degli uomini, dell'umanità, devono essere assolutamente salvaguardati. In questo Mediterraneo noi abbiamo, come dire, una discrasia temporale, culturale, di contesti che affrontano diritti in termini, come dire, in termini diversi. Cioè quello che per me è un diritto acquisito, per tante altre donne non lo è. Noi abbiamo fatto la battaglia con l'ONU, con Caschi Rosa,
per quanto riguarda le donne iraniane, vediamo afghane, vediamo adesso quello che sta succedendo in Iran. Noi diamo troppo per scontato alcune questioni, cioè io vedo pure le giovani generazioni, io in gioventù ho fatto tante di quelle battaglie, Simonetta, voglio dire, per la conquista di alcuni diritti che adesso mia figlia, tutti pensano che ci siano stati scodellati così, vedo Anna Maria, vedo qui le donne con cui abbiamo affrontato per anni. E questa che cos'è la società? Ritorno a ciò che ho detto stamattina, se la città è una produzione sociale in forma spaziale, citando il grande Manuel Castells, dico allora che cos'è? Allora è chiaro che oggi come oggi, pensando alla città del futuro, dobbiamo pensare a come viviamo, agli spazi di lavoro, anche questo è un tema che è venuto fuori, agli spazi di comunicazione materiale e immateriale, ai servizi, alla mobilità, alla città pubblica, al digitale, alla transizione ecologica. Dobbiamo pensare a una cosa, al benessere di tutti noi. Ecco, questo è il contributo che come donne abbiamo voluto dare. Simonetta, io riallacciandomi a alcune delle cose molto interessanti che ha detto Francesca, continuavo a farmi venire una domanda, perché c'è un momento in cui tra architetto e urbanista, ti chiedo scusa se prima ti ho definito un architetto, no, ma anche urbanista. Comunque tra architetto e urbanista io non sono mai riuscita a comprendere una cosa dal punto di vista mio, di narratrice, di giornalista, e cioè gli spazi solitamente sono quelli che devono essere vissuti. Gli spazi vengono interpretati in relazione all'uso che si vuole dare a questi spazi e dunque anche alle caratteristiche che un territorio può avere e di quello che può essere il futuro costruito nel presente. Quindi noi oggi costruiamo un futuro immaginando oggi il presente, ma ci dimentichiamo il passato, quindi c'è un po' questo cortocircuito di cui parlava Francesca. Nel momento in cui noi immaginiamo di costruire la città dello stretto, chiamiamola così, che abbia o non abbia il ponte, cioè ci sono mille modi per unirle e non è questo il concetto, qual è la vocazione principale della città dello stretto? Io da quando conosco quest'area, e sono ormai più di 20 anni, mi sento dire che la vocazione di quest'area è soprattutto turistica. Quindi è una vocazione in cui sia di qua che di là, sia Reggio che Messina, da una parte e dall'altra, le due sponde, potrebbero avere una economia florida turistica se ci fossero le infrastrutture, ponte o non ponte, continuo a dire. La domanda mia è: perché noi continuiamo a rappresentare l'idea del futuro di quest'area o delle aree italiane non guardando alla vocazione, ma guardando alla fruibilità immediata, cioè mi serve il turismo, mi serve il turismo, mordi e fuggi, non mi serve altro. Mi serve l'infrastruttura, mi serve perché c'è bisogno di spostare. Come mai ci manca questa visione? Come mai in posti tipo, non lo so, penso a Malmo. A Malmo hanno collegato due sponde molto più lunghe, cioè c'era uno spazio molto più ampio tra Danimarca e Norvegia per fare un ponte che è mezzo ponte, perché poi finisce sott'acqua, quindi continua, ed è diventata un'attrazione turistica infinita. Perché non si riesce a costruire nella testa, prima che nei beni materiali, un'idea di sviluppo turistico di quest'area che possa portare tutto l'indotto di cui si parli, e costruendolo si costruisca donna, ovviamente. Allora, se avessi la risposta probabilmente diventerei presidente del consiglio o suo assistente, perché penso che se avessi una risposta a questa tua domanda avrei continuato la mia carriera. Però a parte le battute, Francesca ha toccato una serie di punti assolutamente unici, nel senso che fanno parte, mettendo insieme tutti i punti che tu hai toccato nel tuo intervento, vengono fuori una serie di importantissime mete alle quali ognuno di noi, noi donne, uomini, chiunque, deve provare ad arrivare. Come, e qui torno un attimo indietro al cosa è successo a Genova al ponte, sotto il ponte c'erano ahimè delle abitazioni, no? E che sono state in parte
demolite necessariamente perché non era stata rispettata una normativa di non costruzione al di sotto di un'infrastruttura di un certo tipo, con un certo tipo di distanza, eccetera, eccetera. Quindi dove era prima la residenza, ci siamo trovati ad avere obbligatoriamente uno spazio aperto, che poteva essere la desolazione più totale. Abbiamo preso in carico il fatto che quella era la prima cosa da fare, il primo luogo da fare rinascere, indipendentemente dal turismo di cui poi parlerei dopo, però è diventato un luogo sacro, perché un po' come sotto le Twin Towers era necessario creare un memoriale, è diventato un luogo completamente diverso dall'uso che c'era prima, perché prima era dove si andava ad abitare, l'abbiamo fatto diventare una piazza per la città. Quindi abbiamo creato 6.000 metri quadri con un luogo di attrazione culturale, sociale e diciamo collettiva di tre quartieri che non si parlavano assolutamente. Invece siamo riusciti a creare una piazza con veramente il minimo storico a livello economico di investimento, con uno spazio giochi per i ragazzi, uno spazio di aggregazione per le famiglie di qualsiasi etnia, perché quella è comunque una zona molto multietnica, e di conseguenza è diventato uno spazio pubblico al posto di uno spazio costruito, nel quale una volta alla settimana, se non due, si può usare la piazza e si possono usare questi spazi per fare attività culturali, sociali e di aggregazione per i quartieri limitrofi. Questo è successo in una zona di assoluta periferia della città, per necessità e perché tutti i vincoli che avevamo ci obbligavano a creare un qualche cosa. Come è stato fatto lì, io sono convinta che bisogna fare una sorta di, come in questi, soprattutto in queste due coste, in questi due luoghi, bisogna fare una pianificazione che secondo me manca completamente. Una pianificazione che riesca a capire quali sono le peculiarità dell'area, quali sono le potenzialità dell'area. Tutti noi diciamo sono luoghi meravigliosi, ci sono delle spiagge stupende, sono connesse male, quindi il turismo non arriva per questo. Non è vero. Io sono convinta che in realtà facendo un lavoro di valorizzazione attraverso una serie di interventi puntuali che possono essere sì la valorizzazione della spiaggia, sì la valorizzazione del centro storico, sia l'inserimento di utilizzo fondi del PNRR piuttosto che borghi storici, piuttosto che mettere insieme una concatenazione di piccoli interventi puntuali che però fanno parte di un master plan strategico di insieme sulle due coste, che non che ognuno lavori per i fatti propri, ma che debbano essere assolutamente messi in relazione con eventi serali piuttosto che eventi pomeridiani, piuttosto che vai in spiaggia da una parte perché è più bello, ma la sera c'è l'evento serale dall'altra parte e quindi no, dormi due notti in una parte e dormi due notti dall'altra parte. Quindi il turista sì è un mordi e fuggi, come dicevi tu, però è un mordi e fuggi collegato e correlato da una biennale dello stretto invece che dell'arte, del turismo. Quindi io creo attraverso una interconnessione di piccoli grandi comuni che possano essere affacciati comunque sul mare o appena appena retrostanti, ci sono dei borghi storici che sono meravigliosi, che, di quali non si parla, non si dice niente, ma io dico ma neanche a livello di promozione turistica regionale, intendo, ma non è tanto diverso da quello che è in tante altre regioni, però un pochino di più nelle regioni del nord viene fatto. Qui non viene valorizzata, dicevamo stamattina, non viene neanche valorizzata l'attracco e l'arrivo del traghetto. Cioè l'attracco e l'arrivo del traghetto vengono presi come luoghi di portualità negativa, quando invece devono essere dei gioielli nei quali uno arriva, attracca e vede quello che può attrarre. Io quando arrivo a Messina dico ok, lì c'è il centro storico, qui se l'hanno costruita in anni non congrui rispetto all'aspetto estetico degli edifici, perché è evidente che è una bruttezza importante, c'è una parte della città che non viene neanche valorizzata, lo stesso vale dalla parte di Villa è
sembra veramente una periferia urbana di Kabul. Ti assicuro che è già migliorato. Non lo immagino, però devo dire che quando tu arrivi lì con la macchina, sei un turista, io penso un turista straniero che arriva qua e dice: io so che qui ci sono una serie di peculiarità perché me le vado a vedere magari su internet, ma non è raccontata da nessuna parte. Non c'è. Io dico sempre che quello che si ha come, come potenzialità della propria città deve essere comunicato, ma anche semplicemente con una segnalazione turistica, cioè con un minimo di pannelli, con un minimo di racconto di quello che puoi vedere, che poi lo storytelling, quello che deve stare alla base di qualsiasi alla base tipo di questo, ma può essere raccontato anche a livello di superstrada, cioè all'uscita dell'autostrada tu vedi una serie di punti che ti rimangono impressi e tu vedi una serie di cose. Quindi secondo me un master plan strategico di valorizzazione di quelle che sono le peculiarità già esistenti e di quelle che sono delle potenzialità invece ancora non espresse potrebbero essere un modo per far sì che il turismo, come dici tu, non necessariamente mordi e fuggi, ma vieni qua e vedi anche ciò che c'è un po' più nell'entroterra, non vieni qua solamente per la spiaggia. E soprattutto due approdi importanti che devono essere valorizzati secondo me, ma dal minimo, dall'inizio dell'asfalto e dall'inizio della pulizia e dall'inserimento di parcheggi nei posti giusti e di cartelli che dicono queste cose, perché tu arrivi e ripeto, bisogna dare una visione differente a quello che sono le potenzialità del luogo. Posso aggiungere? Sì, ti volevo fare una domanda in aggiunta, quindi vai. Vabbè, poi ti faccio la domanda. Poi mi fai la domanda. No, Simonetta ha detto delle cose, devo dire, non condivisibili di più. Però io voglio aggiungere un'altra riflessione, che è l'incapacità, cioè perché una città ha successo, perché le città vincono e le città perdono. Qual è il motivo, qual è l'alchimia perché alcune città vanno avanti e altre città non vanno avanti? Qual è il rapporto tra un piano fatto bene e mai attuato e un piano mediocre che invece attua una serie di condizioni? Quindi ritengo che ci sia un problema di fondo, permettetemi, prima ho usato la parola leadership, adesso la lascio e dico capacità amministrativa. L'innovazione è la capacità amministrativa, la classe dirigente, la capacità di avere visione e di attuare. Perché dico questo? Non soltanto perché io ho pianificato questa città e quella di Reggio, ma piani che ancora non sono, cioè quello di Reggio in carico 2004, ancora il piano non è stato esitato in termini generali. Questo ha una vicenda molto più complessa sulla quale non mi dilungo, però non è stata mai realizzata la parte pubblica della città. Cioè solo stata realizzata la parte dell'edilizia, mai la parte pubblica. E certo che non va bene perché chiaramente c'è un problema dove sono andate a finire le onere di urbanizzazione. Ma non voglio entrare in questo discorso perché dico ancora abbiamo i piani di risanamento degli anni 90 che erano stati predittivi rispetto a quello che poi sono diventati i programmi complessi, no? La legge 179, i programmi urbani, tutta quella roba là. Eppure era stata una genialata della regione Sicilia e poi si è persa in una inattuazione totale. E qui i piani di risanamento coinvolgono 100.000 abitanti. Quindi cosa penso? Penso tre cose. A, è vero che abbiamo una vocazione turistica e che andrebbe valorizzata e che le due sponde dovrebbero da questo punto di vista essere complementari e quindi meno egoismo territoriale. È più gioco di squadra che fa sempre la differenza, ma l'altra cosa ovviamente che dico è basta con una serie di condizioni che cerchiamo sempre altrove, perché noi possiamo fare in assenza di una legge. Io in un tavolo sull'area dello stretto con Enrico Puglia che era ieri e che ho citato avevamo individuato tutta una serie di finanziamenti a valere sui fondi e l'attuazione
in tutti i settori. Ebbene, questo piano poi si è perso nel nulla, non è stato mai fatto assolutamente nulla di quello che avevamo messo in campo in un tavolo di concertazione con ANAS, Ferrovie, il Ministero, la città di Reggio, la città di Messina, le due regioni, i traghettamenti privati, insomma c'erano tutti gli attori, quindi avevamo trovato un punto di equilibrio da cui si poteva partire. Ma perché c'è un altro elemento, ritornando al turismo, che il turismo ha una filiera corta come il crocierismo, quindi non dà valore, o non crea quella condizione di catena per sviluppare una condizione economica che è già strutturalmente molto debole. Quello è una dimensione, della politica pubblica necessaria per un luogo così importante, ma ne devono essere sviluppate altre. Faccio un altro esempio. Tu hai fatto riferimento al tema ovviamente degli attracchi, della portualità, ma quello è un tema demaniale, per cui paradossalmente basterebbe che si mettessero d'accordo l'autorità portuale e Ferrovie dello Stato, con la regia ovviamente della pubblica amministrazione. Cioè, allora, qual è la condizione che mi crea perplessità? Ma lo Stato, e perché non si interessa? E i nostri rappresentanti dello Stato, perché non si interessano di questo luogo meraviglioso? Ma perché si confonde, si segue? Forse è un'affermazione molto forte, ma me ne assumo la responsabilità, tanto non devo fare carriera politica, non ne ho mai fatta, quindi dico, poco mi interessa, mi ritengo libera di esprimere il mio pensiero. Dico, le promesse e le visioni si perdono entrate a Montecitorio, lì si segue la leadership politica di interesse di altri territori o di interesse di gruppi economici finanziari, e non si segue più quel senso di appartenenza. L'appartenenza è anche un tema che è venuto fuori oggi. Allora, l'appartenenza ha diverse scale con cui dimostrarlo, noi lo esprimiamo nella scala progettuale. La politica, mi richiamo all'etica pubblica a cui facevo riferimento prima, la politica dovrebbe interpretarlo questo senso di appartenenza, perché il problema è questo, è mettere in campo con gli attori che governano istituzioni, quel progetto che dicevi tu di masterplan, ma noi ne abbiamo fatto 100.000, voglio dire, abbiamo provati tutti dentro il cassetto, e nel frattempo ci mancano tutte le infrastrutture, perché anche questo, voglio dire, le infrastrutture, io non mi pongo il problema se sono grandi, sono piccole, io faccio due categorie, utili ed efficienti. Il problema è, le infrastrutture devono essere utili ed efficienti, e poi devono stare ovviamente in rete, perché quello è il valore aggiunto. E allora il punto di vista, politico, è anche sconnesso da un altro punto di vista. Non ho mai capito qual è la politica urbana di questi territori, perché la politica urbana dovrebbe essere alla base della costruzione del piano, dovrebbe essere l'esplicitazione fisica, funzionale e direi ormai anche prestazionale di aree a vocazioni multiple e anche che possono assumere in tempi diversi e in contesti diversi anche una capacità di adattamento alla trasformazione che dipende soltanto dalla domanda della società che vive quella città, e quindi un piano anche meno ingessato. Non so se siamo maturi per questo, perché già un piano più ingessato non l'abbiamo attuato, quindi penso che forse è ancora più difficile un piano più fluido. Quindi questo è un tema. Simonetta ha ragione da vendere, e io però rivendico, attaccandomi ovviamente al tuo rilievo, a quella responsabilità a cui stamattina Alfonso ci ha chiamato. Adesso avete la consapevolezza, ci siamo svelati. Volete assumervi la responsabilità di mettere in campo un progetto? Ieri abbiamo incassato il contributo, la collaborazione del Ministero, del Gruppo Ferrovie, dell'autorità portuale. Ma il primo passo è il piano strategico dell'autorità portuale.
quello ridisegna quei limiti, come dire, di cucitura con la città, perché sta tutto dentro la città. E allora non è banale che cosa ci mettiamo dentro in quelle aree demaniali, che cosa ci mettiamo dentro in quel porto, perché queste città, peraltro massacrate dai terremoti, ancora sanno un po' di Beirut in alcuni posti, e questo francamente, voglio dire, mi rattrista molto. Qui a Messina ci sono quartieri da risanare che fanno 25.000 abitanti, quindi stiamo parlando di dimensioni urbane estremamente complesse. Ecco, questo secondo me deve essere anche uno dei pungoli e deve essere anche una delle motivazioni con cui si possa pensare a costruire le città del futuro, in particolar modo anche questo dello Stretto. Mentre parlavi tu hai risposto alla mia domanda, quindi quella domanda non te la faccio più, perché sei molto sei una spoilerone, cioè riesci a spoilerare sempre. Mentre parlavi però mi veniva in mente che esiste la possibilità, mi veniva in mente grande Italo Falcomatà, che è riuscito a fare proprio quello che dicevi tu, cioè ha imposto da sindaco di Reggio Calabria, con pianto, ormai sono 20 anni che non c'è più, è riuscito a costringere le ferrovie a ricostruire la parte finale delle ferrovie, a fare quello che è il posto più bello di Reggio Calabria, il lungomare, che infatti porta il suo nome, si chiama Falcomatà non a caso. Quel lungomare è ciò intorno a cui il sindaco è riuscito a costruire l'idea di appartenenza, perché in questa terra purtroppo quando si parla di appartenenza parlo di più della parte di là di Reggio Calabria, ma immagino anche qua, la prima cosa che ti viene chiesta è co apparteni, ma co appartiene a un altro senso, co appartiene a un altro senso, a un altro significato, cioè a quale famiglia appartieni, a chi rispondi, qual è il potere che ti controlla. Questo è il senso di appartenenza che purtroppo molto spesso viene fuori in questo territorio. Poi c'è un'altra appartenenza, che è quella di cui parlavi tu, di cui parlava Simonetta, che è il senso necessario per costruire un luogo. Un luogo non è solo, ce l'hanno detto perfettamente sia Francesca che Simonetta, un luogo da costruire come infrastrutture, è un luogo da costruire come persone. E forse quello che manca è proprio questo, al di là della leadership. Sempre mentre parlavi mi veniva in mente una grande leader, forse la prima grande leader italiana, Marisa Belisario, piemontese anche lei, grande manager, donna fuori dai fogli, ho avuto la fortuna di conoscerla peraltro perché era molto amica di papà. Lei ha fatto la storia delle manager italiane, lei è riuscita come prima, abbiamo avuto prima l'intervento, cioè il messaggio di Lella Golfo, che è presidente della Fondazione Marisa Belisario. Mi faceva venire in mente che Marisa Belisario, oltre alle tante cose che diceva grandissime, da cui è nato un pensiero anche femminista se vogliamo, lei diceva la cosa assurda delle donne è che purtroppo le donne per riuscire a pensare di poter diventare leader devono avere un livello molto più alto del livello degli uomini. Parleremo e avremo una reale parità donna-uomo quando la donna avrà diritto alla mediocrità. E lei continuava a sostenere la necessità che sì, ci siano queste donne giganti come abbiamo qua, come abbiamo sentito prima, che sono molto alte e riescono a dire la loro perché sono più alte. Quindi essendo più alte di un livello dei loro colleghi maschietti, ovviamente riescono a esistere. Ma le donne mediocri purtroppo non esistono. E sono le donne mediocri, per donne mediocri non stiamo parlando di donne che non sono all'altezza, di donne che sono come tutti gli uomini che ci governano, perché di questo stiamo parlando. Allora, siccome siamo di più, perché siamo maggioranza, l'ha detto Francesca prima, e siccome noi siamo in grado di immaginare, di avere una visione molto di più del genere maschile per conformazione, perché ce l'abbiamo nel DNA, l'ha spiegato perfettamente Francesca, siamo programmate a procreare, indipendentemente dal fatto che si procrei davvero, però noi siamo programmate per costruire qualcosa. Quello che va costruito, secondo me, e qui entro nel mio campo, che invece è quello della narrazione e delle strategie di comunicazione, è la costruzione di un vero popolo dello Stretto, che non esiste,
che deve essere femmina, perché deve essere femmina come cervello, c'è un femminino anche negli uomini, ma che deve essere costruito, perché ogni volta che si parla di stretto, si parla di Messina e si parla di Reggio Calabria, si parla di divisioni, e il divisorio, il divisivo è ciò che non potrà essere connesso da un ponte, non è il ponte che unisce le due sponde, è la capacità di farsi pensiero distretto, e la capacità di diventare popolo e dunque avere quell'attrattività, al di là di quello che dicevi prima tu perfettamente delle infrastrutture turistiche, un'attrattività che sia anche di popolo. Io quando vado all'estero, non so voi, ma quando vado all'estero io vado a cercare le città, sì, perché sono belle, ma anche per conoscerne il popolo. Se io vengo qui a conoscere il popolo, che cosa conosco? E questa è la tua domanda. Qual è il popolo del presente e del futuro della città delle donne? Ti direi è un po' quello che ho immaginato, è un po' quello che ho immaginato nel mio primo intervento. Però credo che ci sia ancora una grande difficoltà. Io mi auguro che questo esercizio, questo esperimento che stiamo mettendo in campo, come dire, ci faccia misurare ad armi pari soltanto. Diciamo con le capacità intellettuali di pensiero e non con le capacità di anagrafiche di dove sei nato o meno. Questo è il pensiero. Probabilmente tutto ciò, ti dico una mia visione per chiudere, che è questa. Quando quest'area dello stretto avrà un'unica governance e avrà un'unica capacità di trasporto pubblico locale che solchi lo stretto e ti porti da una parte all'altra, e avrà un'unica, come dire, non ci sia il problema di dove debba essere localizzata la casa comunale o quant'altro, bene, allora quel momento lì noi avremo il popolo dello stretto. Fino a quel momento avremo, come dire, una società tendenziale a questo tipo di coinvolgimento. E allora c'è un problema di educazione sociale, di comunicazione, perché finché non avremo, lo dicevo l'altro giorno con Giorgio Tartaro, finché non avremo la squadra in Serie A dell'area dello stretto, noi questo problema forse non l'avremo superato. Chiudo con questa battuta. Ecco, il popolo dello stretto deve essere ancora, come dire, deve avere ancora al proprio interno, deve trovare la propria identità, quel segmento di DNA che ha ma che ancora non riconosce. Ecco, deve riconoscere il proprio DNA e lo deve vedere riflesso indipendentemente se sta alla destra o alla sinistra dello stretto. Ecco, questo probabilmente. Simonetta, io ho imparato una cosa che aspetta che intanto stavo guardando, che forse mi comunicano che potrebbe esserci. Ok, no, perché stavamo aspettando Marcella ma non è riuscita a venire, quindi doveva connettersi, non è riuscita, chiede scusa. Io un'ultima battuta con te e chiudiamo qua. Io sono dell'idea che un territorio sia di chi lo ama e che non sia, appunto, come diceva Francesca, l'anagrafe a stabilire a chi appartiene un territorio e se si appartiene un territorio. L'arte, secondo me, è il mezzo giusto, e per questo trovo che la Biennale sia veramente lo strumento eccezionale per legare le due sponde, perché l'arte, non solo con la bellezza, ma con tutto il racconto che ti costruisce, con tutte le emozioni che ti fa nascere, può costruire qualcosa, può costruire anche quell'amore globale sul territorio e far diventare di chi lo ama il territorio stesso. Credi che sia questa la misura giusta? Assolutamente sì. Io penso che amare il territorio in cui si vive sia la carta vincente per poterlo valorizzare, cioè far sì che chi abita il territorio e ne gode e ne sa i pregi e i difetti deve essere proprio la stessa figura che,
che prova a valorizzarla. Quindi non è tanto necessario andare a cercare l'eccellenza di chi può arrivare qua e dire come fare le cose, quanto stimolare chi ha le potenzialità di dire qualcosa su, e però di proporlo, perlomeno di, io ricordo spesso, a me è successo di sentire cittadini che venivano da me e si lamentavano di una serie di cose e dicevano: scusi, se veniamo da lei, però noi dobbiamo dirle questo e quest'altro. E io dicevo: guardate che a me fa solo bene ascoltarvi, perché ascoltare quello che il cittadino o l'associazione, più delle volte non politica è ancora meglio, ha voglia di raccontarti e ha voglia di dimostrarti, di farti capire che non funziona, quello aiuta, perché io non è detto che so tutto quello che riguarda quel quartiere, quel problema, quell'argomento. Se si ha più relazione con la pubblica amministrazione chiaramente deve stare in ascolto. Io ho ascoltato tantissimo, faceva parte delle parole che ho detto all'inizio, cioè osservare, ascoltare, capire, studiare e provare a costruire. E credo che sia la carta vincente, quindi gli enti territoriali che devono, che sono assolutamente necessari, devono però mettersi un po' più a livello del cittadino base, che ha bisogno di raccontare quelle che sono le problematiche, ascoltarle, farle proprie e provare a dare una soluzione. Io penso che questo sia necessario. E poi comunque, secondo me, poi chiudo con una battuta, dovrebbero quasi tutti imparare da Alfonso Femia, che ha capito che con il 70% di donne all'interno dello studio è tutto molto meglio. Allora, ringraziamo le donne dello studio di Alfonso Femia e anche voi che siete stati con noi, e lascio lo spazio per il prossimo incontro. Grazie. Grazie.